Intanto buonasera, scusate l'intanto. No, adesso sarebbe più complicato farlo così, secondo me, per una serie di motivi che non so ben definire, però intanto l'autocensura di chi scrive, di chi, degli autori insomma in generale, di chi produce, anche, forse anche di chi distribuisce, non lo so, però insomma all'epoca era già molto complicato fare un film così. È una storia che parte tra il 99 e il 2000, quando una fabbrica di gomme, di pneumatici, in provincia di Latina chiude e mette e licenzia 547 operai e mette diciamo a rischio l'equilibrio di 500 e passa famiglie, insomma, ecco. Quindi una storia vera che nasceva da racconti di amici, di persone che conoscevo, in Abruzzo, in un piccolo paesino, un piccolo centro che stava morendo allora ed è quasi morto adesso. Allora c'erano migliaia di persone, adesso ce ne sono 80-100, altro fenomeno che il film in qualche modo racconta, dello svuotamento dei centri montani, e racconta della salute, del ricatto del lavoro, insomma, ecco, sulla salute, quindi sul fatto che gli stessi operai, pur sapendo i rischi che correvano quotidianamente, insomma, sull'ambiente di lavoro e in alcuni reparti, correvano pur di mantenere il posto di lavoro, quindi anche lì la questione sindacale. È un film che non è una commedia, ma è intriso di commedia, nel senso che questi ragazzi, io mi ricordo bene, tuttora sento e frequento telefonicamente di tanto in tanto, perché tengono il conto dei morti purtroppo, no? Tengono il conto delle condizioni in cui gli ex operai vivono e sopravvivono, e vivevano così, cioè avevano un misto di commedia, di dramma, cioè pur vivendo una tragedia riuscivano comunque a starci dietro anche durante la lavorazione e a ridere e scherzare. Abbiamo due microfoni. Allora, il mondo del lavoro, il mondo operaio, il proletariato, non è un argomento che ritorna troppo spesso nel cinema italiano. Ecco, ti chiedo se quando hai fatto il film hai più pensato che Loach o ha una tradizione che da Monicelli, penso ai compagni, a Petri, la classe operaia del Paradiso. No, sono tutti, come dire, esempi troppo nobili. Quindi no, pensavo a questi amici, pensavo a come mettere, a come raccontare la storia di queste persone, che mi sembrava un dramma sociale e culturale insieme, mi sembrava insomma uno spaccato di paese che andasse raccontato. Mi ricordo che quando raccontai a Domenico Starnone la prima volta il soggetto, lo raccontai a voce, male, poi gli diedi qualche pagina da leggere, dopo un po' mi chiamò e disse: non sto pensando ad altro che a questo film, a come farlo e come raccontarlo. Un po' perché anche allora, nel 2001, quando il progetto è partito, anche lì, in quel momento lì, già non si parlava più di operai nel cinema, insomma, ecco, nel cinema italiano, non so. Quindi gli esempi nobili sono troppo alti, però ecco, se ti parlo di commedia e di tragedia, perché mi andava di raccontare quella storia lì con il registro che più o meno avevo assorbito negli anni, il motivo per cui ho cominciato a fare questo lavoro, cioè alcuni film di commedia che secondo me hanno raccontato molto bene la storia del nostro paese. È un film segnato da rabbia e dolcezza, non so se sei d'accordo e se ti ritrovi in questi due sentimenti. Sì, però sono due sentimenti che mantengo, cioè io penso di mantenere, magari sbaglio, magari non ci riesco, però cerco di mantenere sempre, perché sono quelli con cui convivo. E la mia vita è tuttora costellata di questi, di rabbia, di sentimento, cioè perché penso che ci siamo abituati troppo alle cose brutte, facciamo l'abitudine troppo spesso e troppo facilmente alle cose brutte, e però siamo capaci di grande umanità, insomma, ecco un po' la nostra caratteristica, credo così. Però la mia vita è così, cioè io sono vivo in questo modo, vivo arrabbiandomi anche quotidianamente con le cose che vedo, la violenza a cui ci siamo abituati, no? Con cui spesso si rischia personalmente, anche oggi su una strada, insomma, qui ci è capitato, insomma, quindi sono due elementi sui quali non solo vivo la mia vita, ma cerco di costruire le cose che faccio.